Una batteria da 4000 mAh e una scocca indistruttibile sono queste le caratteristiche tecniche di questo Ukitel K4000 che dalla sua ha un prezzo veramente sorprendente. Scopritelo nella recensione completa. Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, benvenuti nella recensione di Ukitel K4000. Si tratta del primo smartphone Ukitel che andiamo a recensire sul nostro sito. È particolarmente interessante perché l'azienda ha puntato molto su un paio di fattori che adesso vedremo insieme all'interno di questa recensione. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Abbiamo ovviamente il nostro smartphone che mettiamo, se mi riesce, un attimo da parte. Abbiamo poi una custodia semi-rigida, totalmente trasparente sul bordo e invece opaca sul retro. Non è malissimo, devo dire che l'ho usata per una buona parte della mia prova. Abbiamo poi un alimentatore da 1A, cavo USB, micro USB e delle cuffie in-ear di qualità abbastanza scarsa. Vado a mettere via la confezione, ok, e porto dentro il nostro smartphone Ukitel. Magari aumento un po' la grandezza dell'inquadratura. Eccolo qua, smartphone Ukitel, devo dire abbastanza anonimo nelle forme, nel design, niente di assolutamente speciale. La back cover con un po' di forza può essere rimossa, ok, e lasciare spazio a due SIM in formato micro e una micro SD. Questa batteria che troviamo qua dentro è da ben 4000 mAh ed è quella che contribuisce moltissimo a far aumentare il peso e lo spessore di questo smartphone. Lo smartphone infatti è spesso 11 mm, è grande 143x70,6 mm, quindi dicevamo spesso 11 mm e pesante 208 grammi, che è decisamente molto di più della media di questa fascia. Abbiamo un bel profilo metallico, devo dire, questo è abbastanza bello sia da vedere che al tocco. E abbiamo una fotocamera da 13 megapixel con singolo LED flash, bilanciere del volume, tasto di accensione, jack audio, micro USB e primo microfono. Qua dietro abbiamo invece lo speaker, non c'è nessuna plastica, metto la mano a contrasto, come vedete non c'è nessuna plastica per tenerlo purtroppo sollevato dal piano. Andiamo a guardare la parte frontale, dove troviamo il sensore di luminosità o di prossimità, la fotocamera frontale da 8 megapixel, la capsula auricolare e qua sotto questi tre tasti touch che si vedono molto bene in questo caso con questa buona luce. Si vedono decisamente peggio al buio visto che non sono retroilluminati. Mi disturba abbastanza il fatto che non siano allineati in altezza, mi sembra quasi come se fossero stati stampati male sulla scocca, veramente un peccato. Andiamo a risvegliare lo smartphone, è possibile farlo con il tasto o con il doppio tocco, anche se come vedete non è che sia esattamente sempre precisissimo e super rapido a rispondere. Una delle caratteristiche tecniche su cui l'azienda ha puntato, avrete sicuramente capito, è il fatto, scusate ma mi devo levare un attimo dal polso un wearable che sto recensendo e che sono sicuro che vi interessa molto, ma niente spoiler, arriverà presto. Vi dicevo, uno dei punti sicuramente di forza su cui l'azienda ha puntato è la batteria, l'altro è la resistenza. Si parla di questo smartphone come di uno smartphone estremamente resistente e direi che non ci sono assolutamente scricchioli di sorta, anche se poi vedete se lo piego così tanto qui la cover si riapre, ma appena torna in linea la cover si richiude. L'azienda quindi ha fatto vedere dei video dove lo brucia, dove lo maltratta, lo martella e lo smartphone continua perfettamente a resistere. Non abbiamo fatto prove di questo tipo, ma si capisce come lo smartphone sia molto robusto, lo si capisce dal peso ma anche dalla rigidità appunto di questo dispositivo. Il display, ne stavo per parlare, è un 5 pollici HD 1280x720 pixel, i colori sono discreti ma lo smartphone tende un pochino alla tonalità azzurra e se andiamo qua vediamo che nel display non è presente il MiraVision, che solitamente è presente sugli smartphone MediaTek, un processore MediaTek come questo. Non c'è e non è possibile quindi andare a ritarare i colori a piacimento, quindi abbiamo questo display un po' azzurrino e poi tra l'altro molto poco oleofobico e quindi trattiene molto le impronte. Un display godibile che è abbastanza ampio, ha una buona luminosità, quello sì, si adatta anche bene in automatico,
ma non è sicuramente il miglior display in questo momento sulla piazza. Se andiamo a vedere la versione Android della 5.1, ecco qua, 5.1 di Android, processore MT6735P, quad-core da 1 GHz con GPU Mali T720MP2. È buono, ma sicuramente è stato scelto principalmente per i suoi consumi energetici abbastanza bassi e non tanto per le prestazioni. Infatti non è che abbiamo prestazioni esattamente eccellenti, e lo vedremo poi quando andiamo ad aprire un gioco. 2 GB di RAM però, 16 GB di memoria interna, espandibili tramite micro SD, e dalle impostazioni vediamo come sia possibile utilizzare la micro SD come memoria principale, che è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Wi-Fi BGN, connettività LTE 150 megabit per secondo, supporto dual SIM che si palesa esattamente come tutti gli altri smartphone MediaTek, con una interfaccia abbastanza curata. Bluetooth 4.0, non è presente l'NFC. Per quanto riguarda il risparmio energetico, abbiamo invece il classico, eccolo qua, di Lollipop, ma abbiamo anche, scusate, sono andato due volte indietro, abbiamo anche il famoso, tra virgolette, risparmio energetico di MediaTek, che poi però non è che faccia granché. Purtroppo da MediaTek abbiamo ereditato anche un bug, che è quello della non vibrazione dei tasti qua sotto quando il telefono è silenzioso come ora, che è un bug veramente fastidioso e che ormai lo raccontiamo da un paio d'anni. Purtroppo è presente su questo smartphone. Da questo punto di vista non abbiamo poi praticamente nessun'altra novità, se non appunto Hot Note per condividere i contenuti multimediali o i profili audio di MediaTek, o l'accensione e lo spegnimento programmato. Come vediamo, è curioso il fatto di avere uno smartphone cinese con il drawer delle applicazioni. Si vede però onestamente che l'azienda non è che sia proprio ferratissima, o comunque i cinesi, tanto per scherzare, non siano molto ferrati con i drawer, perché questo drawer è veramente senza senso, visto che le app vengono installate e poi ordinate per data di installazione e poi rimangono lì e non è più possibile riordinare. Ditemi voi che senso ha avere le app completamente a caso e non è possibile riordinarle. Poi è ovvio che uno vada sulla home a farsi le cartelline o a disporsele, perché nel drawer invece non è possibile fare ciò. Altamente consigliato installare un drawer alternativo. Il Play Store è presente, molte app di Google non sono presenti all'installazione, ma è tranquillamente possibile installarle. Non ci sono i temi, le icone che vedete sì, sono palesemente rubate alla MIUI, così è e così ve le dovete tenere. Appunto, l'unica alternativa che avete è quella di installare un launcher alternativo, visto che quello predefinito non permette di cambiare niente dal punto di vista estetico. Andiamo nel browser, che non è quello della MIUI come l'icona farebbe credere, ma è quello stock di Android. Aspettiamo che ricarichi il sito di Repubblica. Ok, devo dire che nonostante le prestazioni in generale dello smartphone non è che siano eccellenti, nel browser con siti abbastanza pesanti come quello di Repubblica, e tra l'altro non gli ho dato neanche il tempo di caricare le immagini, le prestazioni sono abbastanza buone. Ora ho fatto in tempo a dirlo e vedete, un pochino arranca, ma vi posso dire che quotidianamente io l'ho utilizzato per informarmi, purtroppo anche in questi giorni veramente molto molto tristi per l'umanità intera, e non ho avuto veramente nessun problema. Abbastanza bene anche appunto sui siti desktop più pesanti. Se andiamo nella musica, abbiamo anche qui, nascosto da icona personalizzata, abbiamo anche qui il lettore musicale stock di Android. Devo dire, il volume è abbastanza, no, abbastanza no, è nella media. L'audio è sufficiente, non è che proprio spicchi particolarmente. Se andiamo nella galleria possiamo andare, a parte questa bellissima torta, scusate, quella bellissima, quelle bellissime paste che avete visto, non torta, non so perché ho detto torta. Questi sono i contenuti multimediali, il massimo che può essere riprodotto è il 1080p in MP4, cosa abbastanza standard nei processori MediaTek. Andiamo, visto che siamo un po' nell'ambito multimediale, ad aprire Modern Combat 5. Una cosa che mi ha stupito è che gestisce abbastanza bene la RAM. Anche dopo molto tempo sono riuscito a ritrovare applicazioni o giochi abbastanza pesanti ancora aperti in memoria.
E qui per esempio vedete Modern Combat 5 che sta ancora girando e che è rimasto in memoria da qualche ora ormai. Vi posso dire che dettagli non ce ne sono tanti, non ci sono i dettagli che solitamente, perché qui adesso proprio per il fatto che si ricorda dove sono, molti dettagli non me li ha fatti più vedere. Non ci sono tantissimi dettagli, il frame rate non è altissimo. Quando ci sono le scene concitate in questo gioco, vedete, il frame rate cala e ci sono anche abbastanza pixel sul display. Rimane abbastanza godibile, tenete conto che i giochi 3D più pesanti un po' di fatica la potrebbe comunque fare. La fotocamera è quella di MediaTek, che se mi seguite sapete che io apprezzo veramente molto molto poco, non è molto veloce, lo vedete. Le foto hanno un buon numero di dettagli, quando fa buio ovviamente il rumore aumenta, non fanno però totalmente schifo al buio, mettiamola così. Ci sono telefoni simili che solitamente mi danno prestazioni decisamente peggiori, questo continua a scattare delle foto sufficienti, diciamo un 7. Qui abbiamo, appena va via la tenda delle notifiche, le foto animate, il tracking del soggetto, la bellezza volto, le foto panoramiche o la foto multiangolare. La possibilità di scattare facendo il gesto di vittoria, quindi quando il vostro soggetto farà il gesto della vittoria sarà possibile, se riesco ad attivarlo, scattare, HDR, flash, fotocamera frontale, più tutte le opzioni, tra l'altro con gli effetti di colore che se MediaTek continua a nasconderli qua dentro non li userà mai nessuno, e le varie possibilità, i video a 1080p, la fotocamera frontale vi ricordo a 8 megapixel. Porto un attimo fuori lo smartphone per digitare il numero e preservare la privacy dei miei contatti. Allora, non ho avuto problemi di wifi, non ho avuto problemi di connettività, ma un problema l'ho avuto. In questi giorni non ricevevo in tempo reale, ma neanche poi con poco ritardo, anzi con abbastanza ritardo, le notifiche di Hangout. È un problema che ho avuto sia in 3G che in wifi, quindi per questo non annovererei questo problema all'interno della connettività, che secondo me invece è abbastanza buona, non ho avuto particolari problemi. Quanto piuttosto comunque c'è qualcosa nel software, mi è successo anche di assistere a un paio di crash di applicazioni che fanno benchmark, quindi c'è forse qualcosa di non totalmente stabile nel software. L'unica altra applicazione che troviamo, l'unico minimo sforzo è questa, con questo che mi sembra essere, se non vado errato, proprio il simbolo della tastiera di TouchPal, un po' rubacchiato, Touch Letters, che è sostanzialmente le gesture, che sono le gesture a schermo spento. Io ho abilitato qua giù in fondo il doppio tap per accendere il display, abbiamo poi le screen on gesture, che sono il doppio clic per bloccare lo schermo. Qui dice fai il doppio clic sul tasto home per bloccare rapidamente lo schermo, ed è questo il gesto, anche se vedete che per una frazione di secondo impazzisce. Tenendo premuto il tasto home si attiva il multitasking. No, ho premuto due volte il tasto home, mi sa, o almeno lui crede che io l'abbia fatto. Premendo questo il tasto menu, e quindi non c'è il multitasking qui, questo non è rimappabile, quindi fondamentalmente non c'è un tasto rapido per accedere a Google Now. Da qui, vi dicevo, ci sono queste gesture, e poi abbiamo quelle con, diciamo, le famose air gesture, che funzionano così, e quindi ho preferito tenerle disattivate. Quanto costa questo Wikitel K4000? Lo potete trovare a 107 euro su banggood.com, che è il sito proprio che Wikitel consiglia per acquistare i suoi dispositivi, sono disponibili comunque da vari rivenditori cinesi. Come avete capito, non è che mi abbia convinto tantissimo, brutti questi schermi, questi tasti qua, lo schermo non è che sia fantastico, c'è qualche baghettino nel software, il launcher è assolutamente tremendo, ma per fortuna potete cambiarlo. È però molto resistente e non è comunque un telefono rugged, quindi non è gommato, non è chissà cosa, ha una buona autonomia, vi dico che con un utilizzo medio farete 2 giorni senza grossi problemi, con un utilizzo intenso vi porterà sempre comunque alla fine della giornata con tanta autonomia residua. Se fate un utilizzo blando vi farà fare anche 3 giorni senza particolari problemi, quindi è sicuramente destinata a quella nicchia lì, chi cerca tanta autonomia e chi cerca un prodotto resistente anche a scapito del peso, perché 208 grammi vi garantisco che non sono pochi. Tenete poi conto del prezzo, che è veramente molto molto aggressivo. Per questa recensione di Wikitel K4000 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.